Benvenuti in questo settimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition su PC in 4K a 60 fps. Nella scorsa puntata avevamo superato l'albero Ginso e avevamo quindi purificato tutte le acque di Nibel, ragion per cui ora possiamo nuotare in tutte le acque che prima ci erano precluse, tipo qui volendo potremmo andare a prendere quell'esperienza, e anche in altre zone possiamo nuotare dove vogliamo essenzialmente. In tutte le zone con l'acqua, tipo anche qui volendo. Cioè, si potrebbe fare un po' di backtracking e andare a prendere un bel po' di potenziamenti. Cosa che faremo forse nel prossimo episodio. Per ora però andiamo avanti ancora un po' con la trama. Qui dobbiamo aprire questo cancello dello spirito per poter proseguire. E spero che non ci siano quei fastidiosissimi rallentamenti che hanno iniziato ad esserci senza alcun motivo. Quindi dobbiamo trovare due chiavi di volta. Questa zona è ovviamente spaccabile, ma noi non abbiamo ancora l'abilità che ci consente di farlo. Mentre possiamo nuotare. Questo sì che possiamo farlo. Esploriamo un po' sott'acqua. Ovviamente abbiamo il fiato, quindi bisogna stare attenti a non morire di fiato. Che botta che mi sono preso. E non posso nemmeno salvare qua. Vabbè, morirò molto probabilmente, però ne sarà valsa la pena. Un altro breve rallentamento, l'ho visto. Vabbè, salviamo qua. Tanto ci ridà i cristalli. E noi qui possiamo distruggere quella roccia. E far cadere quindi l'acqua. Acqua che ci permette di andare a prendere questo potenziamento. Hop. Vediamo se possiamo potenziarci ora. E prenderci questo, sì, vitalità efficiente. Ora noi possiamo andare di sopra, però dobbiamo ritornare indietro. Sentite che bello il rumore di Ori quando torna sopra per respirare. Possiamo andare ancora più sotto. Possiamo ovviamente distruggere tutto quello che vogliamo. Qui c'è una sacca d'aria per poter respirare. E qui c'è un passaggio segreto che ci conduce a dell'altra esperienza. Aia. Ecco la prima chiave di volta. Direi di salvare per darci un po' di vita extra e continuare. Ecco, qui bisogna essere veloci. Bene. Salvo di nuovo. Ah, non posso. Ah, mi ha pure ucciso. Ok, pensavo di poter salvare lì, invece mi ha disintegrato un nemico. Qui si aspetta. Forza, forza. E riprende fiato. Allora, Ori è talmente bello che pure i livelli sott'acqua sono belli. Cioè, solitamente nei videogiochi i livelli acquatici fanno cagare. Mentre in questo gioco sono belli. È assurda come cosa. Ah, guarda che sta facendo il giro il mostro. Pericolosissimo. Guardate, stava per uccidermi. Intanto ho visto altri rallentamenti, cosa fastidiosissima. Cercherò di non farli più notare d'ora in poi, perché tanto se ci sono è inutile anche puntualizzarli. Andiamo avanti con il gioco. Oh oh, e qui c'è una mappa di pietra. Ecco qua. Con i due frammenti, con le due chiavi di volta, possiamo aprire la porta. Aprire il cancello dello spirito e proseguire. Che pelo che mi sono fatto lì. Ah, qui ci servirebbe un po' di aria. Veloce, veloce, su. Ho sfruttato il pesce per non morire soffocato. Bene. Ricordatevi che di là abbiamo comunque tirato giù l'acqua, eh. Quindi ci torneremo.
Ma non ora. Allora, qua salviamo. E riprendiamoci la nostra energia. Hop, hop. Possiamo salire. E qui possiamo usare il colpo per andare su. Prenderci dell'altra vita. Para, grazie. E un altro colpo, di nuovo. Qui bisogna usare una serie di colpi per poter arrivare qua, all'albero del, a un altro albero dell'abilità. Ilo era il più resistente di tutti gli spiriti, il più potente che si sia mai visto, che si sia mai visto. Ora giace qui, trasformato in un albero ancestrale. Guardate anche il ritmo con cui prendiamo nuove abilità in Ori. C'è letteralmente quasi una in ogni puntata. È assurdo. Ha imparato il colpo a terra. Per usare questa abilità, premi A per effettuare un balzo in aria e poi giù con la freccia direzionale per tuffarti con forza verso il terreno. Ecco, questo è un errorino di design perché è un po' scomodo il tasto, l'input giù per dare questo comando, perché uno potrebbe premerlo semplicemente un po' impanicato per andare verso il basso. E non riuscire quindi a attivare questa cosa che ovviamente lo farebbe precipitare verso il basso, cosa che magari uno non vorrebbe. Però basta farci un po' l'abitudine per non incorrere in questi rischi. Io intanto volevo andare qui sopra, se la pianta uscisse. Ah no, ok, mi sa che non ce la faccio comunque ad andare più in alto di così. Quindi scendiamo. Qui abbiamo altre... Abbiamo un nemico. Cacchio, un nemico che mi ha fatto molto male. Non ero preparato a questo tipo di scontro, però ora lo sono. Quindi andiamoci di nuovo molto velocemente. Contro quel nemico dovete usare il colpo a terra per distruggergli, intanto qui salvo, la sua armatura, perché con la vostra luce dello spirito non gli fareste nulla. Però con il colpo a terra gli fate molto male. Anche lui però ve ne fa molto a voi. Cacchio, tosto questo qui, eh. Il problema è che ci sono anche tutte queste spine. Ecco fatto, distrutto. Salviamo di nuovo. Ecco qua. Ed eccoci ritornati dove eravamo prima. Qui sotto potrebbe esserci qualcosa di interessante. Qui è bloccato però. Quindi nope. È ancora presto per scendere qui sotto. Salviamo di nuovo e prendiamoci ancora quel cristallo d'energia. Detto ciò, qui possiamo distruggere il tronco e prendere questa esperienza. E proseguire a sinistra. Guardate che bello, uno spettacolo per gli occhi questo gioco. Dove ci sarebbe stato questo mostro che non avremmo potuto battere prima, senza questa abilità. Una volta distrutta la sua armatura, potete danneggiarlo anche con l'attacco con X. Qui abbiamo il frammento da poter inserire, che ci sblocca il resto della mappa qui. E qui sopra? Un segreto. Una sfera d'abilità, molto utile. Hai trovato una cellula abilità. In questo modo hai guadagnato un altro punto abilità. Accedi all'albero dell'abilità per usare i tuoi punti abilità. A modalità difficile queste sono importantissime da prendere. Questa non la possiamo ancora spaccare da sotto, quindi dobbiamo per forza tornare indietro. Perché a difficile prendiamo... Non è che prendiamo meno esperienza, però ci serve molta più esperienza, molti più punti abilità per sbloccare le nostre abilità. Quindi usare quelle sfere abilità è una cosa comodissima. Ecco qua, mi sono fatto male. Però abbiamo energia da prendere. Qui sotto c'eravamo appena stati, qui era dove avevamo liberato l'acqua, dove avevamo fatto cadere l'acqua. Io qui salvo di nuovo per curarmi. E forse ho fatto la cavolata a scendere? Sì, credo di aver fatto una cavolata perché ora devo tornare indietro. E niente, sono stato un pollo. Ci torno indietro velocissimamente.
Madò, Ori 2, con quanto è migliorato Ori 2, incredibile. Lo vedrete quanto è migliore il sequel di Ori. Il mostro è spawnato di nuovo, ma a noi non interessa, anzi non interessa perché ci disturba molto questo mostro se continua ad inseguirci. Ecco fatta. E in più ci dà anche un bel po' di esperienza, quindi not bad. Ecco, qui bisogna fare un salto un po' diverso. Bisogna fare così. Hop. Esatto. Qui potrei salvare di nuovo. E quindi perché non farlo? Esatto. E qui si distrugge di nuovo. Altro terreno. Una bella ranocchia, a cui però ora possiamo rispedire contro i suoi stessi proiettili, facendogli una marea di danno. Grazie al colpo. E qui siamo tornati? Nella zona del terzo episodio, se non sbaglio, nella grotta lunare. Vicino alla tana di Gumon. Anche ai rani possiamo spedire contro i loro stessi proiettili, facendogli una marea di danno, per l'appunto. Oppure potevamo usarlo per darci la spinta e passare meglio, tipo in questo caso facendo così si passa. Che danno che fa questo coso. Allora, detto ciò, distruggiamo questo nemico. Salviamo. E possiamo teletrasportarci, come potete vedere, in una zona più congeniale, ovvero questa. Perché poi da qui andremo a sinistra, verso il bosco nebbioso, fino ad arrivare alla chiave per le rovine abbandonate. Però il prossimo episodio sarà un episodio di backtracking, in cui prenderemo un po' di potenziamenti in giro. Farò magari un montaggio da mettere prima o dopo l'episodio. Magari dopo questo episodio, dai. Dopo questo episodio troverete un montaggio in cui ci sarà una serie di backtracking dove prenderò un po' di potenziamenti. Detto ciò, quindi l'episodio effettivo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. La Glacia Sphere è tutto e ti lascio alla parte di backtracking.